Sono molto onorato di essere stato invitato a commemorare Tino Pusterla, l'amico e collega, e la presenza di Oretta, di Marianna e di Paolo me lo fanno sentire molto vicino. Allora, Tino Pusterla è stato uno scienziato e un accademico di grande valore e di prestigio internazionale. Quindi, per delineare la sua figura, non si può prescindere dal menzionare la sua carriera e i suoi ambiti di ricerca. Questo andrà anche a beneficio, penso, di qualcuno dei nostri soci più giovani che hanno meno avuto occasione di conoscerlo direttamente. Allora, nato a Cipro nel 1932, egli studiò fisica a Pavia, ospite del prestigioso Collegio Ghisleri. Laureatosi con lode nel 1955, negli anni 57 e 58 fu assistente e professore incaricato presso l'Università di Pisa, e a partire dal 58 per un biennio lavorò presso il Radiation Laboratory della University of California, Berkeley, presso la divisione teorica. Era supportato in questo da una borsa Fulbright e poi dal laboratorio stesso nel secondo anno. Nel biennio precedente, interessante che Marcello Cresti, anch'egli socio del nostro club, aveva svolto attività sperimentale in quello stesso laboratorio. Lui sperimentale e Tino teorica. Come accadde a Cresti, anche per Tino il soggiorno americano si rivelò molto importante per la carriera successiva. Il Radiation Laboratory in quegli anni vedeva operare personaggi che erano protagonisti a livello mondiale della fisica delle particelle elementari. E quindi, diciamo, Tino poteva approfittare pienamente, come lo fece anche Cresti a suo modo nel suo settore, di questa opportunità. Vedremo che i cammini dei due scienziati, divenuti poi colleghi a Padova, si sarebbero intrecciati ulteriormente proprio anche a livello di Rotary, in un certo senso. Rientrato in Italia, Tino si trasferì a Padova, dove oltre a trovare un ambiente molto vivace, c'era il professor Fubini a quei tempi a Padova come teorico, per la ricerca era un grande ambiente sulle particelle elementari, incontrò ovviamente Oretta Giacchin, che sarebbe diventata la sua compagna di vita e l'avrebbe seguito nei suoi vari spostamenti successivi, di cui parlavamo anche prima. Egli venne chiamato a Padova ufficialmente nel 70 come professore aggregato e nel 73 come straordinario di meccanica quantistica. In precedenza aveva tenuto anche incarichi a Bari e nel 63 aveva ottenuto la libera docenza in fisica teorica. Gli insegnamenti tenuti da Tino durante la sua carriera universitaria sono stati molti e spaziano dalla fisica generale alla meccanica quantistica, dalla termodinamica alla fisica degli acceleratori, veramente un range molto ampio. E si furono impartiti sia a livello di corsi di laurea che per dottorati e corsi di perfezionamento post laurea. Egli si spese con particolare convinzione nella didattica. Da membro permanente, per esempio, del Comitato Internazionale per la Fusione Nucleare, introdusse e impartì corsi innovativi per il curriculum di studi a Padova e in Italia, curriculum diciamo nell'ambito acceleratori e fusione nucleare da confinamento inerziale. E a questa convinzione dell'importanza della didattica si collega, secondo me, un elemento a mio avviso molto significativo della visione di Tino Pusterla: la sua alta considerazione del ruolo e del prestigio dell'università e della funzione docente, a sostenere i quali dedicò impegno militante oltre che istituzionale. Fece parte di sindacati che portavano avanti certe rivendicazioni importanti.
Nonostante la sua apparente estraneità agli schematismi accademici e il suo carattere informale un po' avventuroso, egli aveva profonda conoscenza dei meccanismi della politica universitaria. Questo era innegabile. Durante il suo servizio come ordinario presso l'Università di Padova, egli fu fra l'altro visiting scientist della divisione teorica del CERN a Ginevra nel biennio 86-87. Altri importanti appuntamenti furono quelli di Brasile, San Paolo, Rio de Janeiro, dove fu visiting professor. Questi furono solo alcuni dei più importanti soggiorni all'estero che egli effettuò per condurre ricerche, coprire incarichi. Fra l'altro, vedremo dopo, fu membro dell'EHF, European Hadron Facility, ottenere cicli di seminari. La sua innata curiosità e la sua naturale predisposizione a stabilire e coltivare collaborazioni lo portarono a sfruttare appieno la possibilità che la ricerca in fisica, molto internazionale, poteva offrire a uno scienziato di vaglia cui piacessero i viaggi. E Tino sicuramente aveva entrambe queste caratteristiche. Ricordo che la sua capacità di sfruttare e combinare utilmente occasioni di trasferta all'estero era ben presente fra i membri dell'istituto e veniva spesso menzionata con una certa ammirazione, qualche volta mista a un po' di invidia, credo anche. In base a queste premesse, non deve meravigliarci che Tino si sia interessato a una molteplicità di problematiche e lo abbia fatto in modo molto approfondito. Oltre alla sua caratteristica, un'altra sua caratteristica era l'entusiasmo con cui affrontava la realtà e quindi anche la fisica, unito alla costanza e accompagnato da un fiducioso ottimismo di trovare soluzioni. Questo, infatti, si occupò di questioni riguardanti sia la fisica fondamentale, sia le sue possibili applicazioni, ad esempio nel campo delle particelle elementari, riuscì ad estrarre informazioni scientificamente molto utili dallo studio di situazioni matematicamente difficili e apparentemente contraddittorie nel campo delle interazioni forti. Mi riferisco ai lavori che fece con Daniel Bessy sul padè approssimante, eccetera. In altri momenti della sua ricerca dimostrò la sua capacità di essere molto originale nell'approccio ai problemi, come nel caso dell'interpretazione stocastica della meccanica quantistica relativistica, che fu uno sviluppo molto dovuto a lui. Buona parte della sua vita di ricercatore fu spesa nello studio di problematiche legate alla fusione nucleare inerziale, da confinamento inerziale, nonché alla dinamica dei fasci degli acceleratori di particelle. La fisica degli acceleratori è stata per lui un impegno lungo e costante ed è questo che lo ha portato a divenire membro del EHF, questo European Hadron Facility, gruppo internazionale di ricerca per la progettazione e la produzione tramite acceleratori di fasci di protoni di alta intensità. Egli riusciva ad applicare metodi e strumenti che usava per affrontare questioni fondamentali anche allo studio di problemi applicativi, e questa capacità lo caratterizza particolarmente come scienziato. Lui, per esempio, metteva il rumore nelle equazioni, lo stesso rumore che gli serviva per fare la formulazione stocastica della meccanica quantistica, lo usava per le equazioni degli acceleratori, eccetera. Prego. Certo. Nel nostro ambiente di ricerca, dove una specializzazione molto spinta erige spesso barriere comunicative fra i membri di uno stesso dipartimento, Tino, col suo carattere aperto, curioso, era naturalmente portato a farsi promotore entusiasta presso i colleghi, anche di interessi diversi, di nuove idee o nuovi metodi che andava esplorando nella ricerca. Ho un vivo ricordo dell'entusiasmo che riuscì a comunicare a tutti i fisici del corridoio teorico quando,
Alla metà degli anni Ottanta cominciava l'avventura della fusione nucleare da confinamento inerziale, una delle tematiche appunto a lui più care. La sua curiosità e apertura verso il prossimo rendeva molto facile il dialogo con lui, anche su argomenti che esulano dall'ambito scientifico. E proprio dalla frequentazione del suo studio e dalle conversazioni che intrattenevamo nacque la nostra amicizia, ancora in anni che mi vedevano alle prime tappe della carriera universitaria. In queste conversazioni ricevetti sempre anche saggi consigli sulle mie scelte e sulle scelte che mi si prospettavano e una rappresentazione molto lucida delle dinamiche della vita universitaria e della ricerca a livello internazionale. Un altro aspetto che caratterizza Tino come uomo e come scienziato è la consapevolezza dell'importanza della divulgazione scientifica. Convinto del ruolo fondamentale della scienza nella società, egli si impegnò in varie occasioni a rendere comprensibili ad un uditorio non specialistico tematiche scientifiche di attualità. Il nostro Rotary ne sa qualcosa. Nel 1994, in un periodo di pieno entusiasmo per la fusione nucleare prodotta da confinamento inerziale, Tino tenne una relazione in cui, accanto agli aspetti strettamente scientifici, sottolineava anche le potenziali ricadute dal punto di vista energetico e le prospettive che queste potevano aprire per il nostro paese. Per rientrare in quella atmosfera, sono andato a leggere una relazione sul problema scritta a metà degli anni Ottanta, quindi allora, da Carlo Rubbia, nostro premio Nobel. E devo dire che l'entusiasmo e l'impegno di Tino mi appaiono quanto mai giustificati. Fra l'altro, proprio l'anno scorso, presso la National Ignition Facility negli Stati Uniti, sono stati effettuati finalmente dei progressi molto importanti e promettenti per questo tipo di progetto. Forse ancora più significativa per questa commemorazione è una successiva relazione del 97 che Tino tenne su fisica fondamentale ed applicazioni. In essa si esprime molto chiaramente la sua visione del ruolo della ricerca fondamentale come motore irrinunciabile e insostituibile di tutte le forme di avanzamento tecnologico e dei progressi sociali ed economici che ne conseguono. Allo stesso tempo, egli lamenta il fatto che spesso personaggi assurti a responsabilità dirigenziali e politiche a tanti livelli sembrano ignorare questa realtà. Con lucidità e con certa lungimiranza per quegli anni, egli prospetta chiaramente le conseguenze della miopia di una politica che non sa guardare al bene del paese nel lungo termine e allontana i giovani di talento dalla ricerca o li spinge all'emigrazione. L'ultima relazione la tenne al nostro Rotary su CERN e l'acceleratore LHC nel 2006. Di nuovo, sottolineando accanto alla prospettiva di scoperta del bosone di Higgs, le ampie implicazioni, soprattutto tecnologiche, degli apparati sperimentali della Big Science. Tino Pusterla entrò a far parte del nostro club nel 1994, presentato dal collega Marcello Cresti, da poco divenuto rettore dell'Università di Padova, e dall'oculista Alberto Moro. La sua presenza nel club fu sempre assidua e ben avvertita nelle conversazioni e negli interventi sui temi più svariati. Egli dedicò particolare impegno all'ampliamento dell'organico, infatti fu proponente di ben 3 nuove associazioni, quella di Francesco Baldassarri, di Alessandra Mengozzi, assieme a Gilberto Muraro, questa, e la mia. Il suo successo come promotore di candidature fu largamente dovuto al suo prestigio accademico e alla sua capacità di stabilire le relazioni professionali e o solidi rapporti di amicizia. Per concludere, vorrei dire che la presenza di Tino nelle nostre conviviali e nelle nostre iniziative rotariane fu costante, viva,
ma discreta al tempo stesso. La visione con cui seppe muoversi nella vita, come nel mondo accademico e della ricerca, la trasmise anche a noi in molti anni di frequentazione del club. Ed è la sua grande umanità, assieme allo stile e all'eleganza, che qui mi piace ricordare di lui. Grazie. Ringraziamo Attilio. Volevo invitare Maristella. Grazie. Rispondo ad un invito del Presidente per fare un breve intervento, diciamo, dell'altra metà del cielo. Allora, Tino, io l'ho conosciuto proprio appena entrata nel club. Io sono entrata nel 2005 e in particolare l'ho conosciuto proprio a seguito di questa relazione che ha appena ricordato Attilio. E era una relazione molto interessante, molto stimolante, e ci siamo messi a chiacchierare dopo, e da allora in poi abbiamo sempre ogni tanto chiacchierato assieme, perché Tino aveva una caratteristica che per noi signore che ci occupiamo del mondo scientifico è una caratteristica estremamente apprezzabile. Perché? Perché Tino trattava, almeno a me, che facevo lavoro di ricerca nel settore scientifico, io mi occupo, per chi non mi conosce, mi sono occupata, adesso sono in pensione, di ingegneria informatica, e aveva quel tratto di trattare con eleganza, signorilità, ma di trattare una signora come trattava un signore. E per chi fa lavoro scientifico in un ambiente che è a grande presenza maschile, perché noi sappiamo, nel nostro, se andiamo al Dipartimento di Fisica, andiamo al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, dove io ho lavorato tanti anni, non dico quanti, preferisco di no, siamo poche noi donne. E tendenzialmente i colleghi spesso magari cercano di essere più cortesi, più gentili, ma tutto sommato ci ascoltano meno. Invece Tino, proprio per questa caratteristica che ci ha ricordato Attilio, di avere la curiosità scientifica. Allora, chi fa lavoro scientifico deve essere curioso. Non può non essere curioso, perché deve avere la curiosità di esplorare mondi nuovi, soluzioni nuove, fare delle associazioni su argomenti che magari sembrano distanti e trovare le comunanze, i collegamenti. Allora, questa sua curiosità permetteva a Tino di parlare a una persona che faceva lavoro scientifico ma era di sesso femminile come con un collega, come dovrebbe essere, perché eravamo colleghi. E in questo senso io ho un bellissimo ricordo, perché era molto signorile, molto caro, ma potevo parlare e discutere effettivamente dei nostri interessi scientifici, perché lui era aperto ad ascoltarli come se fosse stato un signore a parlarne. Quindi mi fa piacere di essere stata invitata dal Presidente di fare un ricordo personale, perché ovviamente il ricordo invece scientifico eccetera l'ha fatto Attilio, proprio per dare questa anche nuova luce su un collega in un club che è nato, noi sappiamo, il Rotary Club è nato in ambiente maschile, cioè è solo dagli anni 90 che qui a Padova noi abbiamo cominciato ad avere una partecipazione femminile, esattamente nel 96 nel nostro club. E quindi questo atteggiamento era un atteggiamento estremamente aperto intellettualmente, era estremamente aperto a vedere anche un'evoluzione del Rotary, un'evoluzione nel settore scientifico, un'evoluzione nel Rotary, un'evoluzione nella società. Quindi credo che sia stato anche un bel compagno della vita di Oretta e dei suoi figlioli. Io ho avuto modo di parlare un pochino di più con Oretta ultimamente e mi ha fatto molto piacere per poterle anche magari stare un pochino più vicina, perché per dimostrarle anche questo apprezzamento. Grazie. Grazie Maristella.
c'è qualche altro socio che aveva piacere. Prego, grazie. Vorrei ricordare Tino con tantissimo affetto, perché la sua figura mi riporta a quando, giovane studente, metà anni 70, frequentavo il primo piano del Dipartimento di Fisica, dove c'erano i teorici, per il corridoio, e la stanza di Tino era l'ultimo avamposto, poi cominciavano i relativisti, gli astrofisici, i cosmologi, e io praticamente ero stato collocato nella stanza subito dopo, per cui vedevo Tino sempre quando passavo, e Tino mi guardava e scambiavamo, e lui mi domandava con molto interesse cosa facevo. E sentendo quello che si diceva prima, direi che se ci fosse Bernard Scheffler, direbbe che Tino era un campione di quel lateral thinking, cioè quella capacità di collegare cose diverse che però hanno un filo conduttore in comune, un denominatore comune, e messe insieme producono qualcosa di nuovo, nuova conoscenza. E questa era proprio la caratteristica, che sottoscrivo quello che ha detto Maristella, perché Tino aveva proprio questa capacità. Tra l'altro eravamo accomunati non solo nell'interesse per la fisica teorica, ma anche perché eravamo abbastanza vicini di casa, nel senso che voi stavate, non so se state ancora, in via Scrovegni. E quindi io stavo in via Berchet a quel tempo, e quindi ci incontravamo spesso con Tino, e poi ci siamo persi di vista e a Rotary ci siamo ritrovati. È stato veramente un piacere. Comunque grazie, che Tino è stato veramente un compagno anche rotariano di notevole e di piacevole conversazione, sempre molto brillante e anche molto colto e molto aperto, senz'altro a tutto quello che non necessariamente era pertinente al suo campo di specialità. Quindi certamente una persona di notevole spessore. Grazie. Grazie Alessandro. Qualche altro intervento? No? Allora, se non ci sono altri interventi, volevo ringraziare appunto... Posso dire solo una cosa? Prego, prego. Prima che mi metto a piangere un'altra volta, che vi ringrazio tutti quanti e vi abbraccio veramente con tutto il cuore. Grazie. Grazie Oretta. Volevamo appunto ringraziarti per essere venuta oggi, questa sera, assieme a te. E per te, grazie a te per essere venuta. Volevo anche... Il giallo è il sì. Colore del sole. Esattamente. E volevamo anche ringraziare per essere venuta, nonostante le difficoltà di spostamento, la Marianna. Grazie per essere venuta. È un ricordo di un libro che è stato fatto da alcuni soci, tra i quali c'era la leadership del nostro amico il professor Giaretta. Ringrazio tutti voi. Volevo solo ricordare, intanto ovviamente volevo augurare a tutti voi e alle vostre famiglie una buona Pasqua, e poi volevo anche ricordare che c'è qualcosa? Chi? Sì, sì. Allora, mi è stato detto di chiedere a Marianna e al figlio, anche a tuo fratello, se volevate intervenire e aggiungere qualcosa al commento della mamma. Faccio io il portavoce. Beh, io non posso che ricordare mio padre con grande affetto, con grande ammirazione, perché diciamo grazie a lui abbiamo
conosciuto un mondo sia geograficamente parlando, sia culturalmente parlando, meraviglioso. E credo che proprio sia stato alla base del nostro essere, sia mio che di mia sorella, parlo anche per lei sicuramente, questa capacità di collegare, di lateral thinking, penso che sia stato qualcosa che abbiamo anche ereditato, abbiamo capito attraverso Tino. E ci ha lasciato forti, indipendenti, capaci, e lo ringraziamo ancora oggi. Un abbraccio, mio papà. Grazie Paolo, grazie Marianna. Allora direi che siamo giunti alla fine della nostra serata. Volevo ricordarvi che vi aspettiamo anche Oretta sempre e anche Marianna, se Dio vuole, anche presto. E vi aspettiamo la prossima settimana. Abbiamo il 20 di aprile una serata importante dove parleremo del De Re Uxoria di Francesco Barbaro, un lavoro che è stato appunto, che verrà presentato da due relatori importanti, in particolare la Chiara Cravina, che è una ricercatrice laureata presso l'Università di Udine e che si è perfezionata presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, e avremo ovviamente come relatore anche il nostro amico, il socio Claudio Grigio. Ringrazio ancora tutti voi, rinnovo gli auguri di buona Pasqua a tutti voi, alle vostre famiglie, e serata la chiudiamo qui. Grazie.